E confortato dai dati, il direttore della Task Force regionale sul coronavirus Alberto Albani, primario del pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. La prima fase di riapertura, quella post 4 maggio, non ha visto un aumento della curva dei contagi in Abruzzo, con la sola eccezione del focolaio nella comunità Rom, seguito alla sciagurata decisione di recarsi a Campobasso per un funerale. Noi un focolaio anche ampio preoccupa molto di meno che tanti piccoli focolai, cioè noi preferiamo avere un focolaio ampio, ma quindi facilmente circoscrivibile, piuttosto che avere tanti piccoli focolai che è molto più difficile andare a controllare e circoscrivere. Quindi in questo caso, anche se è un focolaio grande, siamo riusciti a mettere in atto tutte le misure per bloccare l'espansione di questo focolaio. Ora si attendono i dati della fase 2 vera e propria, quella del 18 di maggio, ma ci vorrà ancora qualche giorno per capire se e come si sta muovendo il contagio. E quindi possiamo vedere questo tra un paio di settimane, una quindicina di giorni, potremo valutare l'impatto che ha avuto la riapertura sull'andamento della malattia. Ed a proposito del monitoraggio del contagio da coronavirus, la Regione Abruzzo attende anche i dati dei test sierologici varati a livello nazionale. 5.500 che fanno parte di quei 250.000 a livello nazionale che servono proprio ad andare a mappare su tutto il territorio nazionale l'andamento della malattia e nel caso specifico nostro quella che era stata la situazione a livello abruzzese. Stiamo aspettando anche questi dati che proprio in questi giorni stiamo raccogliendo, questi esami sierologici, per avere insieme ai dati che abbiamo già un quadro più completo e quindi andare a vedere, a capire il più possibile quanto ha inciso la malattia sulla nostra regione. Intanto la macchina per l'analisi rapida dei tamponi, che è stata montata all'interno del laboratorio di riferimento dell'emergenza Covid a Pescara, sta per entrare in funzione dopo una prima fase di sperimentazione. Quindi, con un po' di ritardo rispetto a quanto annunciato in precedenza, entro la prossima settimana si dovrebbe arrivare alla fatidica cifra di 2.400 tamponi analizzati al giorno. Sono stati fatti dei test di prova nei giorni scorsi, questo anche sta a dimostrare il numero più alto di tamponi da già di ieri. Da oggi comincia una serie di tamponature con l'uso della nuova macchina che chiaramente nei primi tempi avrà un numero di tamponi basso perché per andare al regime occorrerà una serie di operazioni. Adesso noi siamo intorno a 200-300 tamponi al giorno da oggi, quindi la macchina da oggi produce 200-300 tamponi risultati e dalla prossima settimana comincerà piano piano ad andare a regime fino ad arrivare ai famosi 2.400 tamponi al giorno.